Buongiorno e benvenuti al terzo webinar AIA della serie Aspettando Ferrara. Il tema già lo conoscete, sistemi di segnalazione sonora e vocale per le situazioni di allarme ed emergenza. È un tema che ci riguarda tutti, ovviamente. Perché dico che ci riguarda tutti personalmente? Perché chi non ha trascorso alcune ore o alcuni anni in un complesso scolastico o universitario? Chi non ha passato un sabato o una domenica pomeriggio allo stadio o al palazzetto dello sport? Chi non ha visitato una mostra, un museo, una galleria d'arte? Chi non ha frequentato una stazione aeroportuale, una stazione ferroviaria o del metrò? Ebbene, la domanda che ci riguarda tutti è molto semplice ed è: che cosa può succedere in uno di questi luoghi in un caso di emergenza? Che cosa si può fare per evitare la perdita di vite umane? Ce ne parleranno oggi Fabio Brocchi e Andrea Cerniglia, anticipando peraltro alcuni degli argomenti che saranno trattati in occasione del corso di aggiornamento professionale organizzato da AIA il 7 giugno a Ferrara, come uno dei due eventi satelliti del congresso nazionale che si tiene appunto dal 7 al 9. Passo a presentarvi i relatori di oggi, che sono appunto Fabio Brocchi e Andrea Cerniglia. Fabio Brocchi è un giovane ingegnere che però, nonostante la giovane età, ha già alle spalle esperienze professionali molto significative. È libero professionista e iscritto all'elenco nazionale dei tecnici competenti dal 2019, ha interessi che spaziano dall'acustica edilizia all'acustica architettonica, dall'acustica ambientale all'acustica industriale. È in particolare appassionato ai sistemi innovativi di valutazione della qualità acustica degli ambienti interni. Immagino che questa passione gli derivi dal fatto di essersi laureato presso la Facoltà di Ingegneria Edile dell'Università di Firenze nel 2017, discutendo una tesi sul miglioramento del comportamento acustico di locali universitari. L'altro relatore di oggi è Andrea Cerniglia, che in realtà non avrebbe bisogno di grandi presentazioni. Ma per chi di voi già non lo conoscesse, dirò che si occupa di acustica e vibrazioni da oltre 35 anni, sia in campo ambientale sia in campo industriale. Dopo un'esperienza nel settore dei controlli distruttivi, con particolare riguardo agli ultrasuoni e all'analisi modale, si è occupato di strumentazione, anche come ricerca e sviluppo per la definizione di nuovi sistemi di misura ed analisi. Dal 2009 è libero professionista in acustica e vibrazioni, ed è direttore tecnico di una primaria società di consulenza. Si è occupato di importanti progetti in Italia e all'estero, è membro della Commissione Acustica UNI e coordinatore di gruppi di lavoro UNI. Nel corso del 2020, assieme ad altri professionisti, ha costituito un'associazione di esperti nei settori dell'ambiente, della salute e della cultura. Io ho finito la presentazione del webinar e dei relatori e passo subito la parola l'ingegner Fabio Brocchi. Fabio, a te la parola. Buongiorno, grazie Andrea. Buongiorno a tutti e tutte, ringrazio Andrea, ringrazio Aia per l'opportunità. Passo, direi, inizierei subito la presentazione, anche se Andrea è d'accordo, quindi datemi un attimo per condividere lo schermo. Eccoci. Bene. Di nuovo buongiorno a tutti e tutte e oggi, come ha già introdotto brevemente Andrea, parliamo dei sistemi EVAC, in particolare facendo riferimento sia alla UNI di progettazione degli stessi, la 7240 parte 19, ma soprattutto partendo a monte da quanto previsto dal codice di prevenzione incendi. Terminata la parte normativa introduttiva, passiamo ad esaminare un caso studio con un esempio applicativo fatto mediante software di simulazione acustica. Allora, facciamo una breve premessa, identifichiamo gli ambiti che andiamo ad esaminare. In prima battuta facciamo una breve introduzione sul codice di prevenzione incendi, che comunque ci dà le coordinate per orientarci all'interno della progettazione dei sistemi di
di sicurezza ed in particolare dei sistemi EVAC per cui siamo qui oggi. Poi facciamo un breve focus sulla misura antincendio, sempre prevista dal codice di rivelazione e allarme incendi, che chiaramente è il contenitore in cui nel codice antincendi vengono inseriti i sistemi EVAC. Facciamo un breve recap quindi sui sistemi EVAC, sulla loro progettazione e le varie differenze fra sistemi, e concludiamo con un caso studio, con esempio applicativo effettuato su software di modellazione acustica che ci può dare qualche informazione aggiuntiva, soprattutto penso che potrebbe farci riflettere su alcuni aspetti, magari non nemmeno strettamente normali. L'ultima parte sarà chiaramente quella più relativa all'acustica. Allora, partiamo da una visione generale del codice, quindi parlando del codice è necessario premettere che è un regolamento a carattere semiprestazionale. Semiprestazionale è una dicitura un po' inusuale, in quanto prevede al suo interno sia soluzioni di carattere prescrittivo sia soluzioni di carattere prestazionale. Questo ci consente di muoverci in un sistema che permette di studiare soluzioni ad hoc, e questo è molto importante anche per quello che vedremo in seguito. Facendo una breve descrizione del codice stesso, questo è diviso in quattro sezioni, nello specifico G, S, V ed M. Nella sezione G, generalità, come possiamo immaginarci, ci sono definizioni, indicazioni per la valutazione del rischio, è un cappello introduttivo alla norma che serve per poi addentrarci con più criterio nella sezione S, la strategia antincendio. La strategia, come vedremo in seguito, è composta da differenti misure antincendio che diciamo, prendono tutti gli aspetti della progettazione antincendio di un'attività e vengono esaminate nel dettaglio. La successiva sezione, la sezione V, ed è una sezione che comunque, come vedremo dopo, interessa anche questa per i sistemi EVAC, è quella sulle regole tecniche verticali. Il codice è un codice omnicomprensivo generale e vale in genere per tutte le attività, ma per attività specifiche vengono proposte e via via aggiornate regole tecniche verticali in cui si esaminano specifiche attività, specifiche tipologie di attività. L'ultima sezione, metodi, invece, si concentra sui metodi di progettazione di valutazioni a carattere tipicamente prestazionali. Ad esempio, cito solo en passant, la Fire Safety Engineering, ovvero tutto il campo di studio che prevede una modellazione dell'incendio. Però questo non è di trattazione oggi. La metodologia di progettazione del codice è riassunta bene da questo schema. Questo schema si trova all'interno del codice. Parte da degli input, che sono input abbastanza generici e basici, ma non per questo meno importanti, ovvero la sicurezza della vita umana, l'incolumità delle persone e la tutela dei beni e degli ambienti. Anticipo, nel nostro caso per i sistemi EVAC, l'input primario è quello della sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, non della tutela dei beni. A seguito di questi obiettivi, sulla base della tipologia dell'attività e della sua complessità, passiamo a una valutazione del rischio incendio sulla base di indicazioni presenti all'interno del codice che permettono poi di capire come affrontare le diverse misure. Le misure antincendio sono quelle elencate, ovvero reazione, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, controllo dell'incendio, controllo fumi e calore, rivelazione d'allarme, ed è la misura che andremo ad esaminare tra poco, la gestione della sicurezza antincendio, anche questa misura che ci interessa per quanto riguarda l'aspetto EVAC, operatività antincendio e sicurezza degli impianti. Per ognuna di queste misure, l'insieme di queste misure costituisce la strategia antincendio complessiva dell'attività. Per ognuna di queste misure, come dicevo, vengono stabiliti dei livelli di prestazione.
in base alla complessità della misura, in base alla complessità dell'attività a cui corrisponde una misura diversamente complessa. I livelli di prestazione variano in funzione della complessità e per il livello di prestazione, per ognuna delle misure, possono e devono essere trovate soluzioni conformi o alternative. Qual è la distinzione fra soluzioni conformi e alternative? Qui si entra, diciamo, nell'anima del codice, nella filosofia alla base del codice, in qualche modo, in quanto le soluzioni conformi sono soluzioni progettuali prescrittive, quindi di immediata applicazione, che non lasciano spazio a dubbi e sono generalmente anche valutate a favore di sicurezza. L'esempio che ho riportato è un esempio piuttosto semplice. La distanza non deve essere inferiore a 15 metri. Quindi questo è un'indicazione chiara, esplicita, che il codice dà per rapportarsi alla stessa. Le soluzioni alternative invece sono soluzioni prestazionali, sono alternative alle soluzioni conformi e richiedono valutazioni tecniche secondo i metodi ammessi, come dicevo prima, dalla norma. Quindi, esempio, la distanza deve essere calcolata affinché l'irraggiamento sia inferiore a 12,6 kW, per esempio. Questa è una di tante, però è un esempio di quello, della diversa accezione delle due soluzioni presenti all'interno del codice. In sintesi, l'approccio prestazionale previsto dal codice antincendio offre ai professionisti una libertà che magari prima non c'era, o magari prima c'era, ma era sottesa sotto l'istituto della deroga. Quindi possiamo superare prescrizioni rigide senza adottare deroghe che prima erano fondamentalmente l'unico metodo per poi poter arrivare alla conclusione di un progetto. Passando oltre, quindi abbiamo capito quali sono le coordinate che ci dà il codice, dentro le quali ci orientiamo, possiamo passare a parlare degli impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio. Nello specifico, misura antincendio S7. Questi impianti sono realizzati con l'obiettivo di sorvegliare i diversi ambiti di un'attività. Si chiamano rivelazione e segnalazione in quanto all'interno di questa misura è prevista la presenza, quindi all'interno di questa misura si trattano sia i sistemi di rivelazione, quindi rivelatori di fumo e calore, di temperatura e via discorrendo, che rivelano la presenza dell'incendio, sia i sistemi di diffusione e quindi di allarme. Questi sistemi possono essere la base per attivare misure protettive, che possono essere ad esempio l'apertura o la chiusura di l'apertura di porte ree magnetizzate, per esempio, oppure far partire gli evacuatori di fumo e calore o un impianto sprinkler, ma anche e soprattutto attivare misure gestionali, quindi il piano d'emergenza e di evacuazione, programmate per lo specifico ambito nel quale si sta verificando il principio di incendio, ad esempio. Questo è il grafico che ci interessa in quanto i sistemi EVAC agiscono non chiaramente su misure protettive dell'incendio, di spegnimento dell'incendio, ma sull'esodo delle persone, quindi, come dicevo prima, sulla salvaguardia della vita delle persone. In alto vedete quello che in gergo viene chiamato ASET, Available Safe Escape Time, quindi il tempo che ha a disposizione l'utente per abbandonare l'edificio. Questo tempo è valutato, l'estensione temporale di questo segmento è pari quindi al tempo che occorre prima che l'incendio raggiunga condizioni critiche e pericolose per la vita umana. Quindi chiaramente dobbiamo garantire che gli occupanti escano dall'edificio, in poche parole, prima, in un tempo inferiore a questo ASET. Difatti, quello che noi dobbiamo andare a valutare è l'R7, il Required Safe Escape Time, ovvero il tempo
che serve fisicamente all'utente per abbandonare l'edificio, che deve essere minore dell'ASET e garantire un adeguato margine di sicurezza. Questo R7 è composto da vari pezzi, diciamo. In prima battuta c'è chiaramente il tempo di rivelazione e di allarme generale dell'incendio, ovvero il tempo che l'impianto ha a disposizione prima di accorgersi che sta avvenendo un incendio e il tempo di attivare le procedure di allarme anche automatizzato in modo che sia scattato l'allarme. E questo è funzione della tipologia di rivelatori e la filosofia della messa in allarme dell'attività. Il tempo vero e proprio di evacuazione, ovvero il tempo in cui l'allarme è partito, è il tempo che serve all'utente, che serve all'occupante dell'attività per abbandonare l'edificio. Ed è, come vedete, composto anche questo da vari tratti. Il tempo di movimento è una frazione, quindi non pensiamo che il tempo di evacuazione corrisponda unicamente al tempo fisico che l'occupante impiega per partire dal punto A dove si staziona al punto B, che è l'esterno dell'edificio, quindi una postazione di sicurezza. Ma c'è un grosso blocco, che è il PTAT, quindi il tempo di attività pre-movimento, in cui l'utente in qualche modo deve prendere coscienza dell'allarme, esserne consapevole e iniziare le procedure di esodo. L'EVAC va a cercare di ridurre questo tempo dando messaggi non fraintendibili e facendo in modo che gli occupanti abbandonino l'edificio nel minor tempo possibile. I livelli di prestazioni RAE sono 4 e sono crescenti, qui non mi dilungo oltre. Comunque possiamo vedere brevemente. Si parte da un livello di prestazione 1 in cui la rivelazione e la diffusione dell'allarme è semplicemente data a voce e a vista, a vista e a voce da parte degli occupanti dell'attività, a livello di prestazione 4 dove tutta l'attività è sorvegliata con un sistema automatico. Dai livelli di prestazione passiamo alle soluzioni conforme, qui si riportano solo le funzioni di evacuazione d'allarme. E vediamo che il livello di prestazione 4, il codice prevede che per elevati affollamenti, geometrie complesse, possa essere previsto un sistema EVAC, che quindi viene già viene già messo in chiaro nel codice. Le soluzioni alternative prevedono comunque la possibilità dell'installazione di impianti EVAC. E chiedono al tecnico, al professionista antincendio, come questi possano essere impiegati efficacemente per diminuire i tempi di esodo. Quindi, che cos'è sostanzialmente un sistema EVAC? Passiamo al fulcro della trattazione. È un sistema di allarme vocale per scopi di emergenza, destinato a diffondere informazioni vocali. Come dicevo prima, per la salvaguardia della vita durante un'emergenza. Serve a facilitare le cose. Il sistema EVAC è progettato, installato e mantenuto secondo la UNI ISO 724019 e dobbiamo porre un attimo di attenzione perché questa norma non viene applicata a sistemi che utilizzano campane, campanelli, sirene o altri segnali non vocali. Quindi il sistema EVAC è prettamente un sistema che si occupa di trasmettere segnali vocali, segnali riconoscibili e con un messaggio al loro interno. Messaggio che, come ribadisco ulteriormente, lo ribadirò spesso, deve essere inequivocabile per gli occupanti. Un sistema EVAC quindi può funzionare automaticamente o manualmente, qui serve appunto, come dicevo, per garantire l'evacuazione in condizioni di sicurezza in modo ordinato degli occupanti di un'attività e riduce quello che abbiamo visto prima sul grafico che vi ho mostrato con i tempi, ovvero il tempo di attività di premovimento, il PTAT, il tempo che gli occupanti impiegano per percepire e riconoscere il segnale di allarme, che può essere
può essere una gran parte effettivamente del tempo poi complessivo di Esodo. Avevo detto che anche la gestione della sicurezza antincendio entrava a far parte della trattazione di oggi e qui lo ribadisco, nel senso che gli EVAC sono valutati e classificati con differenti categorie, categorie che vanno dalla 1 alla 4. In base al livello di prestazione della gestione della sicurezza antincendio previsto per l'attività in esame, dovrà corrispondere una categoria di EVAC di categoria via via maggiore. Le categorie, i livelli della prestazione della GSA si distinguono in tre categorie, in tre livelli di prestazione. Il livello di prestazione 1 è, diciamo, per attività semplici che non presentano pericolosità particolarmente determinanti. Viceversa, nella categoria 3 abbiamo sistemi potenzialmente, attività potenzialmente pericolose, tutte le altre attività sono inserite nel livello di prestazione 2. Quindi abbiamo quattro categorie di EVAC. La categoria 1, la faccio breve, prevede un sistema preregistrato, di messaggi preregistrati che funzionano in maniera automatica. La categoria 2 prevede le stesse funzionalità della categoria 1, ma permette anche di trasmettere messaggi microfonici in tempo reale. La categoria 3 prevede sia le funzioni della categoria 2, chiaramente come vedete va ad aumentare la complessità, però prevede anche la possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato dei messaggi e, diciamo, avere un controllo dell'evacuazione da parte dell'operatore molto profondo in specifiche aree dell'edificio. La categoria 4, quella più complessa, chiaramente ha tutte le funzionalità possibili e immaginabili, quindi possibilità di messaggi preregistrati, selezionarli per attività, per ambiti e via discorrendo. Quindi in questo modo noi abbiamo il completo accesso al sistema di gestione della sicurezza nell'attività considerata. Questa è la tabella riassuntiva che c'è nella norma UNI. Faccio presente che nella stessa norma è segnalato che non necessariamente un sistema di categoria 1 è meno funzionale di un sistema di categoria 4. Tutto sta alle necessità dell'attività che stiamo considerando e alla preparazione dell'operatore, alla disponibilità dell'operatore, che chiaramente, come ci possiamo immaginare, per i sistemi di categoria 3 e categoria 4 deve essere opportunamente formato, opportunamente preparato e presente sul posto per poter gestire da remoto situazioni che possono essere anche particolarmente complesse. Difatti, i livelli di prestazione più alti della gestione della sicurezza, della misura gestione sicurezza antincendio, prevedono proprio che ci sia un centro di controllo della sicurezza in qualche modo. Gli EVAC sono obbligatori in Scusa Fabio, prego. devo chiederti di sintetizzare perché... Assolutamente sì, assolutamente sì. Qui vi riporto dove sono obbligatori i sistemi EVAC. Faccio presente che per le RTV non sempre sono obbligatori, nel senso, faccio un esempio, non sono obbligatori per tutte le attività commerciali superiori a 400 metri quadri, ma diciamo ci sono specifiche all'interno dell'RTV, ma non le ho messe per semplicità di trattazione. Quali sono i valori di riferimento? I valori di riferimento, e qui iniziamo a parlare di acustica, un tempo di riverbero medio inferiore a 1,3 secondi, un livello di pressione sonora mai inferiore a 65 e poi lo speech transmission index, minimo maggiore di 0,45 e medio maggiore di 0,50. A questo punto mi scuso se mi sono dilungato e passo la parola ad Andrea Cernicchia. Prego Andrea Cerniglia, Fabio Brocchi si è dilungato un po', le cose erano molto interessanti, ma cose non meno interessanti ci dirà subito Andrea Cerniglia. Prego Andrea. Eccomi.
Buongiorno, vediamo di attivare correttamente. Perfetto. Grazie Andrea, ringrazio ovviamente Aia per questa opportunità. Io affronterò la cosa più dal punto di vista tecnico, facendo anche un pochino di storia della intelligibilità del parlato che poi ci porta appunto a parlare di sti, di stipa, eccetera, eccetera. E comincio con, se riesco a cambiare slide, sì, proprio sui concetti base dell'intelligibilità del parlato. Brevemente, banalmente, intelligibile è una parola che deriva dal latino intelligibilis, ossia che può essere compreso. E quindi per intelligibilità del parlato si intende proprio la caratteristica legata alla comprensione della voce e del messaggio vocale che abbiamo visto è un po' il fulcro di tutto l'argomento. La produzione della voce è un fenomeno complesso che coinvolge diverse parti del corpo, i polmoni che producono un flusso d'aria, le corde vocali che di fatto si comportano come un oscillatore, e poi il tratto vocale, che vedremo tra un attimo che cos'è, che si comporta da un punto di vista fisico come un risuonatore. In pratica, i polmoni generano questo flusso gassoso di aria che fuoriesce, che manda in oscillazione le corde vocali, che quindi generano una frequenza, o meglio una serie di frequenze, perché poi ci sono tutte le varie armoniche. Queste frequenze passano attraverso il tratto vocale che si comporta come un risonatore che quindi ha delle proprie frequenze di risonanza e il risultato, alla fine, l'irradiazione delle frequenze generate dalle corde vocali ponderate per la risposta in frequenza del tratto vocale, quindi di questo sistema complesso fatto da tutte le parti che vedete nella slide, quindi labbra, lingua, palato, cavità nasale, eccetera, eccetera. E peraltro queste parti del tratto vocale possono cambiare la loro forma, la loro dimensione a seconda delle parole che appunto vogliamo articolare. Qui per brevità, insomma, andiamo velocissimi, però la lettera A prevede che ci sia una certa posizione del palato, della lingua, eccetera, mentre per la lettera I, le cose vanno diversamente. E quindi, le frequenze appunto generate dalle corde vocali vengono ponderate con, a seconda della vocale che vogliamo dire, vengono ponderate per una risposta in frequenza specifica. Non è tutto, cioè già non è semplice così, ma è in realtà ancora più complesso, perché poi nel processo di produzione e di comprensione dell'informazione vocale ci sono anche altri aspetti che hanno un ruolo fondamentale, per esempio la fonetica, quindi la pronuncia, la qualità dei foni, il lessico, le parole che uno utilizza, la prosodica, quindi l'isocronia, la periodicità con cui vengono proposte le sillabe, l'intonazione, l'accento. Quindi si capisce che il processo è estremamente complesso e in un processo così complesso ogni fattore esterno che può in qualche modo disturbare la trasmissione dell'informazione vocale, perché noi dobbiamo trasmettere un'informazione con il messaggio vocale e quindi modificandone le caratteristiche può compromettere facilmente anche l'intelligibilità. L'ascoltatore non capisce cosa si dice. Non solo, in un ambiente che non deve essere necessariamente grande, chiaramente se sarà grande sarà ancora tutto più complesso, l'intelligibilità del parlato tra due posizioni, quindi il parlatore, l'altoparlante se volete, l'ascoltatore, quindi l'utente del messaggio, dipende essenzialmente dal solito, perché ce lo troviamo in tutte le salse, in tutte le situazioni, dal rapporto segnale-rumore, dove per segnale intendiamo l'informazione utile, quella che dobbiamo ricevere, per rumore tutto ciò che in qualche modo è indesiderato, disturba l'informazione e quindi in qualche caso appunto la può rendere non intelligibile. Il rapporto segnale-rumore può inoltre essere peggiorata dalla presenza di un elevato suono riverberato, cioè in presenza di tempo di riverbero importante, è chiaro che la condizione di percezione del messaggio sonoro peggiora. Non solo, ma se io ho del rumore ambientale, perché c'è tanta gente, perché ci sono degli impianti, per quello che volete, mentre viene diffuso il messaggio sonoro,
anche questo ha un effetto negativo sulla intelligibilità del messaggio stesso. E vabbè, qui capite chiaramente, ma sono cose note e arcinote, cosa succede quando io ho le onde riflesse dovute appunto a uno scarso assorbimento delle pareti dell'ambiente che si sommano all'onda diretta e quindi in qualche modo le riflessioni creano un problema nell'ascolto dell'informazione. Io qui ho così fatto un paio di esempi realizzati insomma banalmente al calcolatore di un locale 10x10 alto 4 metri e ho provato a vedere che cosa succede generando diciamo un livello di potenza sonora di 75 decibel all'interno di questa stanza, quindi di 400 metri cubi. Ho provato a ipotizzare due situazioni, la prima con un alfa medio di 0,35 e la seconda con un alfa medio inferiore di 0,1. Ho provato quindi a calcolare di conseguenza i due tempi di riverbero nelle due condizioni, 0,5 nel primo caso, 1,8 circa nel secondo caso, e vediamo come in funzione della distanza sull'asse delle ascisse abbiamo in una scala logaritmica i metri, in funzione della distanza che cosa succede, come si combinano il suono diretto, che è quello indicato dalla curva blu, dalla retta blu, il suono riverberato, che è chiaramente costante, diciamo, nell'ambiente indicato dalla curva rossa, e la somma dei due, che è appunto la curva verde. E vediamo che all'aumentare ovviamente del tempo di riverberazione, la posizione, la distanza alla quale il suono diretto è ancora ben separato dal suono riverberante si sposta verso sinistra, cioè a distanze inferiori rispetto alla condizione dove invece il tempo di riverbero è più contenuto. Qui lo vediamo su scala lineare invece che su scala logaritmica e forse si capisce meglio ovviamente quella che prima era una retta, quella del suono diretto ovviamente, visto su scala lineare anziché logaritmica diventa appunto una curva di questo tipo. Se poi noi dovessimo andare ad aggiungere del rumore di fondo all'ambiente, beh, capite come la situazione peggiora rapidamente. Bene, nel tempo sono stati sviluppati vari indicatori finalizzati a quantificare la bontà della trasmissione dell'informazione vocale, l'indice di articolazione, l'indice di chiarezza, lo STI, il RASTI, lo STIPA. Allora, rapidissimamente vediamo di capire la differenza tra questi parametri per poi approdare allo STIPA, che è quello che ci interessa maggiormente. Allora, l'indice di articolazione prevede una depurazione alle varie frequenze del rumore di fondo. Quindi adesso non voglio neanche dilungarmi troppo, non ci interessa nello specifico, però è stato uno dei primi indicatori appunto della bontà della trasmissione del parlato. Personalmente mi è capitato di utilizzarlo all'interno degli autoveicoli per la bontà della trasmissione del parlato tra il conducente, per esempio, e la persona che sta di fianco o sta in un'altra posizione. Gli indici di chiarezza C50 e C80, in particolare per il parlato viene utilizzato il C50 ed è un indice che rappresenta il rapporto tra l'energia sonora, manca un apostrofo, l'energia sonora che giunge all'ascoltatore nei primi 50 millisecondi e quella che invece giunge successivamente. Anche qui vengono dati dei valori ottimali per il C50. E finalmente poi si è arrivati nel 1973 alla definizione dello STI. T è già stato detto, è l'acronimo di Speech Transmission Index ed è una grandezza che rappresenta la qualità, anche qui ahimè c'è un errore nella slide di ortografia, rappresenta la qualità della trasmissione del parlato in relazione appunto all'intelligibilità. È un numero che varia tra 0 e 1. 1 va tutto benissimo, 0 va tutto malissimo. Ovviamente non avremo i due estremi, ma avremo una serie di valori intermedi. E qui in questa tabellina cerchiamo di dare una sorta di interpretazione così comprensibile anche ai non addetti ai lavori su cosa significa avere uno STI compreso tra 0 e 0,3, quindi una qualità del parlato pessimo, piuttosto che uno STI tra 0,75 e 1, che vuol dire una qualità del parlato eccellente. E nella tabellina di destra c'è anche un'indicazione
percentuale di quanto siano, di quale sia il numero di sillabe su 100 sillabe, quale sia il numero di sillabe comprensibili piuttosto che di parole, piuttosto che di frasi, in funzione appunto degli indici STI che ho riportato. Quindi per ogni valore di STI abbiamo queste percentuali. Come viene calcolato lo STI? Allora, lo STI si basa sulla funzione di trasferimento della modulazione. Cerchiamo di capire meglio. Allora, intanto per ogni banda di ottava, quindi abbiamo sempre a che fare con le bande di ottava in quanto acustici, viene generato un segnale che viene modulato in ampiezza al 100%. In una slide successiva vedremo che cosa significa questo. E questa modulazione al 100% viene fatta per diverse frequenze. La modulazione non è nient'altro che la variazione, la modulazione d'ampiezza non è nient'altro che la variazione dell'ampiezza di una frequenza relativa a un certo terzo d'ottava, che in una condizione ottimale viene mantenuta durante tutto il percorso tra diciamo il parlatore, l'altoparlante o quello che sarà, e l'ascoltatore. In una condizione di canale trasmissivo disturbato o comunque non ottimale per il tempo di riverbero, per il rumore di fondo, per tutto quello che volete, questa modulazione, che in origine era del 100%, perde qualità. E più diventa piccola, capite, più diventa difficile percepire che cosa la persona sta dicendo. Questo detto in modo molto semplice, in modo molto immediato. E quindi, per esempio, nell'immagine che vedete abbiamo un segnale che viene generato appunto con una modulazione al 100%, ma a causa di questa funzione di trasferimento tra i due punti, la modulazione ricevuta presso il ricevitore diventa molto più piccola e quindi molto più complessa da analizzare. In origine lo STI prevedeva sostanzialmente un certo numero di bande di ottava da 125 Hz a 8000 Hz, e ognuna di queste bande di ottava veniva gestito con un gruppo di frequenze modulanti da 0,63 Hz a 12,5 Hz. Quindi il prodotto, diciamo il numero totale di prove che dovevano essere fatte, era sostanzialmente il numero delle bande di ottava per il numero delle frequenze modulari. Totale 98 modulazioni, quindi una prova lunga, complessa, perché prendevo 125 Hz e lo modulavo a 0,63, a 0,8, a 1, a 1,25, 250 Hz e lo modulavo a 0,63, 0,8 e così via. Quindi misura complessa e lunga nel tempo. Il metodo classico, quello che ho appena detto, avendo quindi 7 bande di ottava e 14 frequenze modulanti, prevedeva 96 combinazioni, ipotizzando una misura di almeno 10 secondi, perché ovviamente poi dobbiamo realizzare misure che abbiano un minimo di significato statistico, quindi non posso fare una misura di un secondo, per ogni coppia di punti, perché poi non è detto che useremo solo due punti, a noi interessa in una sala vedere cosa succede quando dall'altoparlante il rumore deve essere percepito nel punto 1, 2, 3, 4, 5 e così via. Quindi queste 96 combinazioni vanno moltiplicate per i 10 secondi per ogni misura, ma per il numero di punti che voglio prendere in considerazione per la valutazione dello STI. Quindi se ogni prova poi richiede 16 minuti è un attimo investire delle giornate con il calcolo standard classico dello STI. Successivamente nel 79 è stato inventato un nuovo metodo che veniva chiamato, che viene chiamato, esiste ancora, RASTI. RASTI è l'acronimo di Rapid Speech Transmission Index, quindi qualche cosa per rendere più veloce l'esecuzione di questa prova. E dove sta la novità del RASTI rispetto allo STI? Che vengono considerate solamente le bande come frequenze, come terze di ottava da modulare, di 500 Hz e di 2000 Hz, quindi c'è una riduzione del numero di prove che devono essere eseguite. C'è ancora una cosa da aggiungere. Quindi abbiamo definito l'indice di articolazione che ci dimentichiamo, abbiamo definito lo STI, abbiamo definito il RASTI, quindi un metodo più veloce per eseguire questa prova, e arriviamo finalmente allo STIPA.
Allora, in edifici, ma è già stato detto, quindi lo ripeto perché è importante, in edifici quali aeroporti, stazioni, centri commerciali, cinema, teatri, scuole, in tutti i posti con una determinata superficie dove c'è accesso di tante persone, i sistemi di diffusione sonora devono necessariamente essere in grado di comunicare in modo chiaro e inequivocabile gli eventuali messaggi legati a situazioni di emergenza, incendio, crollo, attacco terroristico, quello che volete, nonché le indicazioni su come comportarsi, per esempio, per ritrovarsi tutti in un determinato punto, per non farsi prendere dal panico, per non usare gli ascensori, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi non è solamente una sirena che devo sentire, anzi abbiamo detto che lo STIPA non prevede, la norma che abbiamo detto non prevede la sirena, l'allarme, eccetera, ma dobbiamo percepire, dobbiamo capire in maniera precisa e dettagliata il messaggio che ci viene fornito. E allora ovviamente una seria progettazione non può prescindere da un'attenta valutazione preventiva dello STIPA al fine di progettare accuratamente anche il sistema di diffusione sonora dell'edificio che andiamo a considerare. E non solo, ma una volta che l'opera è stata realizzata è necessario prevedere un collaudo. Ma non solo, vedremo più avanti nella seconda parte del mio intervento come diventi indispensabile anche una verifica periodica nel tempo. Vi mostrerò un caso particolare dove c'è stato un degrado del sistema di diffusione sonora e quindi possiamo avere progettato il sistema più bello del mondo, più efficiente del mondo, che per vari motivi si può essere danneggiato anche solo per un uso sbagliato, perché magari lo stesso sistema di diffusione sonora viene utilizzato anche per altro, e quindi ci ritroviamo, magari a distanza di 2, di 5 anni o quello che volete, ad avere un sistema totalmente inefficiente. Concludo questa prima parte con ancora un'ultima slide. Allora, STIPA è l'acronimo di Speech Transmission Index for Public Address, PA sta per Public Address, ossia i sistemi di apparecchiature per la diffusione sonora, microfoni, amplificatori, altoparlanti, eccetera. Lo STIPA è quindi un indice che permette di caratterizzare l'intelligibilità della trasmissione del parlato, non nel modo in cui lo fa lo STI tra una persona che parla e un ascoltatore posto a una certa distanza, ma attraverso il sistema di diffusione sonora che deve prendersi cura di irradiare questo messaggio di allarme e di pericolo in tutti gli ambienti di un albergo, di un ristorante, di una scuola, anche quando magari la persona si trova all'interno dell'albergo, dentro la doccia, che sta facendo la doccia e che quindi deve essere avvisata che c'è una situazione di pericolo. Mi fermo, ripasso la parola a Fabio e poi nella seconda parte entreremo più nel dettaglio sullo STIPA. Grazie, grazie Andrea. Come vedete gli argomenti sono talmente tanti e talmente interessanti che il moderatore fa una certa difficoltà a contenere i relatori, ma mi rendo conto appunto che non è il caso di interrompere perché, ripeto, l'argomento è abbastanza innovativo e decisamente interessante. Col secondo suo intervento Fabio Brocchi ci farà vedere in concreto cosa può voler dire nelle linee essenziali progettare a monte quindi un buon impianto EVAC. Prego, ingegner Brocchi. Grazie, grazie Andrea. Mi sono messo avanti e ho già condiviso. Sì, ecco, come diceva Andrea Cerniglia, anche se abbiamo progettato un buonissimo, eccezionale sistema EVAC, poi va manutenuto nel tempo e perfettamente d'accordo. Però qui vediamo anche qual è l'opzione tra e quali possono essere le differenze fra progettare un buon sistema di EVAC e progettare un sistema di EVAC che presenta delle manchevolezze e dove possono quindi insorgere problemi in fase di progettazione, di design. Allora, cercherò di condensare un po' questo intervento per eventualmente lasciare spazio a domande. E, in soldoni, abbiamo ipotizzato un ambiente open space, uffici singoli, sale riunione, un centro direzionale e abbiamo differenziato due ambienti perfettamente speculari di circa 1000 metri quadri ciascuno. Questi
Questo è l'ambiente oggetto di trattazione, sono due ambienti separati da una partizione. Questa partizione può essere dovuta o perché gli ambienti sono afferenti a differenti attività, oppure perché questa può essere una partizione di separazione, una compartimentazione, o addirittura possiamo pensare al fatto che in questi due ambienti venga effettuato un esodo per fasi e quindi tutti gli occupanti dell'ambiente 1 dovranno abbandonare l'edificio prima di quelli dell'ambiente 2, quindi un sistema di gestione della sicurezza e un sistema d'esodo ben più complesso. In questo caso a noi cosa interessa primariamente? Interessa in primo luogo che nell'ambiente 1 abbiamo trattato l'ambiente 1, che nell'ambiente 1 si percepisca chiaramente ovunque il segnale dell'EVAC, ma anche che non ci siano fraintendimenti per gli occupanti che stazionano nell'ambiente 2. Qui un breve close-up dei due ambienti, come vedete uffici, open space, sale riunioni, eccetera. Quindi sono state proposte due ipotesi di progetto. Diciamo, la prima, un'ipotesi un po' meno curata, prego gli astanti di non focalizzarsi troppo sui numeri, nel senso abbiamo dato valori abbastanza tranchant proprio per dividere la bontà dei due interventi. La prima è un'ipotesi di progetto abbastanza basic, quindi con prestazioni nella norma di fono isolamento della parete di separazione, ipotizzando un RV di 50 e un R'W di 45 e due altoparlanti per il sistema elettroacustico di segnalazione dell'emergenza. L'ipotesi di progettazione 2 invece prevede che il confine tra i due ambienti presenti caratteristiche assai performanti. Qui abbiamo messo, forse un po' esagerando, 72 decibel, che corrispondono a 70 di R'W, ma insomma è per chiarire che in questo modo c'è un fono isolamento importante fra i due ambienti, e 8 altoparlanti omogeneamente distribuiti nell'ambiente. Questo l'output del software. Vediamo sulla parete di separazione i due altoparlanti, questa è l'ipotesi di progettazione 1, mentre questa, l'ipotesi di progettazione 2, vedete gli altoparlanti che sono distribuiti. Questi sono i diagrammi polari della direttività degli altoparlanti, non mi ci soffermerò troppo. Le condizioni al contorno per i risultati esaminati sono 42 decibel circa di rumore di fondo dovuto ipoteticamente a impianti di trattamento aria, temperatura 20 gradi, umidità al 50%. Questi risultati li abbiamo resi come una come una cumulativa statistica, una curva cumulativa. Quindi sull'asse delle X vediamo il livello di pressione sonora, sull'asse delle Y la percentuale di aree sottese a quel livello. Come vediamo nell'ipotesi 1, i livelli vanno da 60 a 84 decibel, con una curva abbastanza ripida. Stessa cosa per lo STI, in quanto partiamo da uno 0,5 all'incirca fino ad arrivare ad uno 0,8, quindi con un range piuttosto ampio, sempre per la cumulativa. La curva cumulativa dell'ipotesi di progetto 2, sempre sull'SPL stavolta, quindi sul livello di pressione sonora, non si vede perché chiaramente i grafici hanno la stessa dimensione, ma ci si può immaginare essere abbastanza più contenuta, quindi partendo da 68 decibel e arrivando fino a 77, diminuendo di gran lunga il range rispetto a quanto avevamo visto per l'ipotesi di progetto 1. Poi ci saranno dei grafici che chiariranno, questo capisco possa essere un po' oscuro senza il grafico. Stessa cosa più o meno per lo STI, perché partiamo da 0,59 ed arriviamo a 0,77, contenendo lo spread, come l'abbiamo definito nelle successive slide. Quindi
vediamo bene che l'ipotesi di progetto 2 non solo fornisce risultati migliori, anzi, per esempio, come il livello di pressione sonora, abbiamo dei punti in cui nell'ipotesi di progettazione 1 il livello è ben più alto dell'ipotesi di progettazione 2, ma l'ipotesi di progetto 2 garantisce una buona uniformità di condizioni all'interno dell'ambiente, mentre l'ipotesi di progettazione 1 ha delle code più larghe, cioè ha una coda più ampia, una campana più ampia di risultati. Dobbiamo privilegiare chiaramente l'uniformità di condizioni. Se facciamo riferimento ai risultati, ai limiti proposti dalla norma, quindi 65 decibel di limite inferiore sul livello di pressione sonora e gli SPI, vediamo che per l'ipotesi di progetto ci sono dei valori di livello di pressione sonora, ambiti dell'attività, sotto aree dell'attività, possiamo chiamarla ADA, area acusticamente distinguibile, come la chiama la 7240, che sono al di sotto del livello raccomandato dalla norma, così come il minimo dello STI non garantisce il rispetto dei limiti normativi. Inoltre, vediamo qui la seconda parte della tabella, che il livello di pressione sonora per i tavoli vicini alla parete divisoria e allo stesso modo per lo STI non dell'ambiente 1 ma dell'ambiente 2 sono tali da poter generare fraintendimenti per gli occupanti dell'ambiente 2, e in questo modo si possono generare crisi in caso appunto eventualmente di un esodo per fasi, perché viene a mancare proprio la necessità dell'EVAC di essere un messaggio non fraintendibile, in quanto le prestazioni di fonoisolamento non erano sufficienti a garantire il perfetto fonoisolamento fra i due ambienti, ma abbiamo dei livelli al confine tra la parete di separazione tra i due ambienti che tutto sommato sono simili al rumore di fondo e quindi possono essere percepiti anche da occupanti che quel messaggio non devono percepirlo. Questi risultati per l'ipotesi di pressione 1, per l'ipotesi di progetto 1, qui vedete che al confine tra i due ambienti il valore è abbastanza, chiaramente non è alto, ma è sufficientemente alto da poter essere percepibile dagli occupanti, come viene ben stabilito, ben evidenziato qui, e chiaramente allontanandoci dagli altoparlanti il livello minimo, il livello di pressione sonora si abbassa e quindi potrebbe non essere sufficiente questo livello per garantire una corretta intelligibilità da parte degli occupanti dell'ambiente 1 questa volta. Nell'ambiente 2 invece vediamo che i risultati sono molto più omogenei e che non c'è il pericolo di trasmissione involontaria o non desiderata tra l'ambiente 1 e l'ambiente 2. Idem per lo STI, qui vediamo che abbiamo dei valori molto alti in prossimità degli altoparlanti e abbastanza scarsini allontanandoci dagli stessi. Vediamo anche molto timidamente come ci sia un bassissimo STI chiaramente per i tavoli vicini alla parete divisoria, che noi vogliamo che lo speech transmission index sia assolutamente zero, ma non vogliamo che sia percepito, non percepito o comunque frainteso, cosa che effettivamente nell'ipotesi di progetto 2 non avviene, perché i valori sono molto più omogenei e ben distribuiti, e questi sono i risultati. Bene, io con questo avrei finito, ho cercato di correre il più possibile, lascio la parola ad Andrea, se c'è qualche domanda, se sono in grado, mi fa piacere rispondere. Grazie Fabio, direi che l'esempio è stato molto significativo, anche perché collega tra di loro elementi di building acoustics, di room acoustics e di elettroacustica.
E li mescola ben bene, direi. E adesso lasciare la parola ad Andrea Cerniglia che ci illustra come si misura correttamente lo stipa. Prego, Andrea. Grazie. Allora arrivo. Ecco qua, dovrebbe esserci. No, non sono sicuro che si veda la cosa giusta, chiedo scusa, ma ogni tanto capita anche qualche inconveniente. Ce la facciamo, eh? Abbiate fede. Ah, oh, santo cielo, perché no? Allora, Ecco. andiamo. Eccoci qua, dovremmo esserci. Allora, come dicevamo, l'intelligibilità del parlato attraverso un sistema di diffusione sonora corro un po', ma vorrei riuscire a dire tutto senza stordire le persone. E parto dal presupposto che lo stipa sia buono in questa comunicazione. Dicevo, dipende da diversi fattori. Tra questi, ovviamente, l'abbiamo appena visto, il livello di pressione sonora della sorgente, il rumore di fondo, abbiamo visto l'esempio prima, il tempo di riverberazione, riflessioni strane, indesiderate, che potrebbero, lo vedremo tra un attimo, non essere necessariamente correlate al tempo di riverberazione, ma scombinare completamente le nostre aspettative. La risposta in frequenza del sistema di diffusione sonora, che anche questo dobbiamo immaginare e supporre ottimale, perché se no è qualcosa che aggiungiamo che ci crea dei problemi. E la distorsione, perché a volte volere raggiungere un livello atteso di livello di pressione sonora, quindi di quantità di suono, di messaggio emesso nell'ambiente andando oltre quelle che sono le possibilità dell'impianto, genera distorsione e quindi ottiene addirittura l'effetto opposto. Allora, abbiamo anche detto che lo STIP è una versione dello STI che impiega un metodo semplificato ed uno specifico segnale di test. Nel segnale STIPA, quindi in questo segnale che viene generato per effettuare la prova, ogni banda di ottava viene modulata simultaneamente con due frequenze. E queste frequenze di modulazione, quindi che cambiano l'ampiezza del nostro segnale portante, si chiama, sono distribuite sulle diverse bande d'ottava in un modo bilanciato, tra virgolette, consentendo quindi di ottenere una misura dello STI affidabile basata su una matrice di funzioni di trasferimento, quella che abbiamo visto prima, di modulazione campionata distribuita. Cioè, in pratica, e qui abbiamo riassunta in tre tabelle la storia che ci porta dallo STI allo STIPA. Lo STI prevedeva le 98 combinazioni, quindi le 7 frequenze per le 14 modulanti. Il RASTI prevedeva solo il 500 e il 2000 Hz. E ne saltava alcune di frequenza di modulazione. Lo STIPA prima del 2011, perché poi vedremo che ci sono diverse versioni di STIPA, prima del 2011 prevedeva una matrice fatta in questo modo, quindi alcune bande di ottava con alcune frequenze modulanti secondo quella distribuzione, e poi dalla edizione 4 del 2011 e la edizione 5 del 2020, abbiamo 14 modulazioni con questo schema. Quindi vengono prese in considerazione 7 bande di ottava con appunto varie modulanti, ma distribuite appunto secondo questo specchietto. L'introduzione della metodologia prevista dallo STIPA, che in qualche modo ha unito i vantaggi della misura originale su tutte le bande, con la rapidità invece del RASTI limitato a solo due bande, ha di fatto pensionato il sistema RASTI. Quindi adesso si utilizza il sistema che avete appena visto. In più c'è questo vantaggio di un'equidistribuzione delle combinazioni tra frequenza portante e frequenza modulante. Come si fa la misura? Beh, per eseguire il rilievo viene utilizzato uno spettro di rumore a banda larga che viene limitato nell'intervallo di frequenze che ci interessa, che è l'intervallo di frequenze della voce umana, in particolare quella maschile, che va da 125 Hz a 8000 Hz. Normalmente la voce femminile, essendo specie per quanto riguarda le frequenze più basse, un po' più elevata in frequenza rispetto a quella maschile, diventa di fatto una sorta di sottoinsieme della prova per
per la frequenza maschile, quindi se va bene per l'uomo, va bene anche per la donna, detto in pratica. E qui vedete le due curve, quella blu e quella rossa, sono le due edizioni, quindi la 4 e la 5, ed è la forma dello spettro che viene generato. Questo spettro può essere inviato a un microfono sia per mezzo di una talk box, di una bocca artificiale, di qualcosa che genera realmente un livello di pressione sonora nell'ambiente che poi viene captato dal microfono, oppure può essere inviato in maniera elettrica direttamente al sistema di diffusione. È chiaro che nel primo caso prendiamo in considerazione anche la bontà del sistema di trasduzione da livello di pressione sonora a segnale elettrico, quindi il microfono in sostanza. Nel secondo caso questo viene escluso, quindi il primo caso va bene se poi il messaggio che dovrà essere percepito da tutte le persone verrà generato con una persona che parla davanti a un microfono. Nel il secondo caso va sicuramente bene se invece si tratta di un messaggio registrato e inviato attraverso appunto un sistema elettrico via cavo. Come dicevo prima, non ci limitiamo a misurare quello che succede in due punti, cioè tra l'altoparlante e la persona che ascolta, ma in ambienti di grandi dimensioni è opportuno effettuare più misure in diverse posizioni. Quindi si esegue di fatto una mappatura dell'ambiente, questa volta magari non di livello di pressione sonora, ma di indice, appunto stipa. Se l'ambiente è normalmente popolato da persone, la misura per essere rappresentativa della reale situazione deve prevedere anche il rumore e anche l'assorbimento acustico dovuto alla presenza delle persone. Questo non sempre è fattibile, perché potrebbe diventare complesso fare una misura mentre un grande centro commerciale è popolato dalle persone. Allora, se non è possibile eseguire la misura con le persone all'interno dell'ambiente, è possibile combinare successivamente la misura di stipa con il rumore generato appunto dalle persone. Quindi io faccio la misura ad ambiente vuoto, devo tenere conto, dovrei tenere conto, poi in realtà non riesco a farlo, dovrei tenere conto dell'effetto assorbente dovuto alle persone nell'ambiente, ma a questo punto poi vado a sommare nel calcolo l'incremento di rumore di fondo dovuto alla presenza delle persone. Alcuni strumenti, poi ce n'è sul mercato di ogni tipo, alcuni strumenti consentono di eseguire la misura del rumore di fondo dovuto alla presenza di persone e di tenerne conto in maniera automatica. Quindi alla fine io ottengo sull'apparecchiatura che utilizzo per fare le misure già l'indice stipa che tiene conto, ovviamente dovrò fare due misure, una misura del rumore di fondo e una misura dello stile, e posso tenere conto dell'effetto del rumore di fondo. E ovviamente la possibilità di eseguire la correzione per il rumore di fondo durante la misura è di fatto una sorta di calibrazione. Lo posso utilizzare come calibrazione del livello di amplificazione del sistema, degli altoparlanti, del sistema di diffusione, e questo mi permette di regolare questo sistema di sonorizzazione dell'ambiente fino a ottenere lo stipa che diciamo più alto possibile. Ecco, non dico che arriveremo a uno, ma insomma possiamo ottimizzare lo stipa in funzione della regolazione che andiamo a fare. Sarebbe anche consigliabile eseguire più misure al fine di ottenere un dato medio e verificare anche la deviazione delle misure, cioè una misura è buona quando la deviazione standard ovviamente è piccola. E se dovessi trovare una deviazione standard importante, è necessario capire che cosa succede, perché. Allora, una misura completa di stipa può essere eseguita in un tempo abbastanza breve, tra 15 e 20 secondi. Come si diceva, il risultato è una scala normalizzata tra 0 e 1 e la norma di riferimento appunto è la IEC 62268. Per l'esecuzione di una misura stipa esiste anche un metodo indiretto. Quello che abbiamo visto adesso era il metodo diretto, cioè io genero uno spettro caratteristico e vengono fatti una serie di calcoli in maniera automatica su quanto ricevuto e ottengo l'indice che mi interessa. Questo è il metodo diretto. Il metodo indiretto invece impiega la risposta all'impulso ed è applicabile però il metodo indiretto solo se il canale di trasmissione è un canale lineare, cioè se il comportamento del canale di trasmissione è lo stesso a tutti i livelli di
produzione del suono. In più, il metodo indiretto necessita di una precisa sincronizzazione tra la sorgente e lo strumento di misura. Questa risposta all'impulso, appunto, sulla quale si basa il metodo indiretto, può essere misurata con diverse tecniche, tra cui lo sweep sinusoidale, rumore a banda larga o anche la tecnica MLS, che in realtà permette di fare tantissime altre belle cose. Il principale beneficio del metodo indiretto rispetto al metodo diretto è che questo permette la misura della matrice completa delle funzioni di trasferimento di modulazione. Quindi, mentre il metodo diretto fa uso di quel set semplificato, ridotto di funzioni di trasferimento, invece con la misura della risposta all'impulso potrei anche calcolare completamente tutta la matrice delle funzioni di trasferimento. Tale metodo, quindi il metodo indiretto, è in genere preferito quando si ha a che fare con ambienti molto grandi, per esempio una cattedrale. Il metodo indiretto va bene quando nell'analisi è coinvolta solo la room acoustics. Se entrano in gioco dei sistemi di sonorizzazione, il metodo indiretto non è indicato. Quando invece si ha a che fare con situazioni nelle quali non è garantita la linearità del canale trasmissivo, allora il metodo indiretto, quello basato sulla risposta all'impulso, non va bene. Allora, volevo fare vedere, sono proprio 6 slide, vado più veloce che posso, alcune situazioni strane, particolari che mi sono capitate. Allora, qui non era un problema di stipa, si è valutato lo STI all'interno di una sala riunioni che aveva, non so se si riesce a capire dall'immagine, ma il soffitto era fatto, non era piatto, ma era una volta in un insieme di volte in sequenza. Bene, quando una persona parlava in questa sedia, adesso qui c'è una bocca artificiale perché ho fatto una prova di STI, quando le persone parlavano su questa sedia, la persona che si trovava di fronte a un metro e mezzo di distanza non capiva assolutamente niente. Questo a causa di strani effetti che si verificavano per questa volta appunto che si trovava sopra il tavolo. Allora, questo è uno di quei casi dove le riflessioni, qui si creavano delle riflessioni focalizzate in posti strani, eccetera. Le riflessioni, non stiamo parlando del tempo di riverbero, ma stiamo parlando delle riflessioni puntuali, creavano dei problemi pazzeschi. Allora è chiaro che qui siamo a monte, lo STIPA veniva dopo, ma in una situazione di questo tipo non ha nessun senso andare a parlare di STIPA quando non esiste neanche la comunicazione verbale tra due persone a un metro e mezzo di distanza una dall'altra. Questo è il riassunto di quello che si è fatto, quindi ci sono la X e le Y di varie posizioni, perché poi sono state fatte varie combinazioni, e si è visto insomma che in molte situazioni lo STI dava, e così come anche gli indici di chiarezza davano dei valori assolutamente privi di senso. Altre tre misure velocissime. Questo è un teatro greco, il teatro greco di Palazzolo Acreide. Qui un po' per curiosità, un po' per gioco, ci siamo divertiti a misurare lo STI questa volta, chiaramente non lo STIPA. E vi faccio notare questo muro che crea delle riflessioni in una certa posizione, e questa cavità. Di fatto in passato la gente, i notabili, le persone importanti entravano da una porticina qui e poi uscivano sul teatro da questa apertura. E andando a vedere, così per semplicità ho presentato due frequenze, andando a vedere cosa succede a 125 Hz, a 8000 Hz, quindi un po' agli estremi, si vede come l'effetto della riflessione sul muro in questa parte e della cavità da quest'altra parte di fatto abbassa uno STI che in altre posizioni, chiaramente poi essendo lontani dalla scena, c'è un certo decadimento, però in queste posizioni che ho indicato chiaramente il decadimento è molto maggiore. Questo è il teatro greco di Siracusa, stessa misura fatta dello STI, qui ho riportato per brevità solo il 125 Hz, e chiaramente allontanandoci
dalla scena c'è un degrado dello steam. Ma l'ultima cosa che volevo raccontare, che ritengo importante, questa è una misura reale fatta all'interno di uno stadio. Non vi farò vedere lo steam perché sarebbe una cosa imbarazzante, però vi faccio vedere il livello di pressione sonora una volta che è stato generato del rumore a banda larga all'interno, scusate, è stato generato del rumore col sistema di sonorizzazione dello stadio. E beh, si vede innanzitutto una grossa disomogeneità del rumore. Questo è il dBA, questo è quello che succede. Qui manca un pezzettino, comunque era da 31 Hz e mezzo a 250 Hz. Questo è quello che succede tra 500 e 1000 Hz. Cosa ci dice questa immagine? Ci dice che qui, per esempio, gli altoparlanti per le alte frequenze funzionano bene, mentre qui praticamente non arriva niente. E se andiamo a frequenze ancora più alte, tra 2 kHz e 8 kHz, ci sono zone, che non ricevono assolutamente nulla e zone esageratamente irradiate. Ma qui c'era un secondo problema fondamentale da non dimenticare mai. Qui siamo su spazi importanti. Cioè la dimensione dello stadio, io adesso non lo ricordo, ma è una dimensione importante. E in questo stadio c'erano una serie di altoparlanti messi sostanzialmente in copertura e una serie di altoparlanti messi sugli spalti in maniera tale che ogni persona avesse immediatamente 2 metri, 3 metri davanti a sé un altoparlante che irradiava, ma nessuno ha tenuto conto del ritardo di propagazione. E quindi cosa succedeva in questa situazione? Che arrivavano contemporaneamente con la stessa fase, senza nessun ritardo indotto, ma solo col ritardo dovuto alla differenza di percorrenza, il suono che arrivava dalla copertura dello stadio e quindi, che ne so, a 50 metri di distanza, con il suono che arrivava da 3 metri di distanza dove c'era l'altro altoparlante. Risultato tutto assolutamente incomprensibile perché si mescolavano sostanzialmente il suono che veniva da 50 metri di distanza con il suono che arrivava contemporaneo da 5 metri di distanza e quindi un disastro assoluto. Oggi abbiamo sistemi, l'abbiamo visto poc'anzi, che ci permettono di fare simulazioni in qualunque tipo di locale, di ambiente, quindi la scuola, il centro commerciale, quello che volete, e quindi abbiamo la possibilità di mappare orizzontalmente, verticalmente, come volete, lo stipa e qualunque altro parametro, e quindi prevenire meglio che curare, fare una seria progettazione come è appena stato detto, fare un serio collaudo e ripeterlo nel tempo per non ricadere negli errori dello stadio dove alcuni altoparlanti si sono rotti nel frattempo e dove magari, ma lì era un problema a monte di tutti, non si è tenuto conto di aspetti fondamentali. Scusate la corsa e la velocità, sono riuscito a dire tutto. Grazie. Grazie, grazie Andrea. Io vorrei ringraziare entrambi i relatori perché credo che tutti coloro che hanno assistito al webinar si siano resi conto, come mi sono reso conto io, dell'impegno profuso nella preparazione di questo webinar e della competenza, evidentemente. E ci sono 2 domande velocissime, siamo un po' oltre i tempi, ma insomma credo ne valga la pena. Entrambe le domande sostanzialmente riguardano i modelli di calcolo utilizzati e il riscontro tra quanto calcolato e quanto poi verificato in fase di collaudo. Se volete appunto rispondere, mi pare che Andrea Cerniglia stia già scrivendo una risposta. Non so se Fabio Brocchi vuol dire intanto la sua. Allora, per i software, per quanto riguarda il software utilizzato, nel nostro caso è stato Odeon, giusto per non fare nomi commerciali, ma insomma, in generale credo che quel tipo di simulazione sia fattibile con qualunque tipo di software, di modellazione di acustica architettonica. Insomma, alla fine si tratta che poi qui si entra in un altro aspetto, insomma, valutare un ray tracing, un particle tracing, via discorrendo, ma insomma sono software di questa tipologia. Ce ne sono tanti, vari e variegati, ma il punto è proprio cercare di capire dall'altoparlante come arriva il suono all'ascoltatore. Una cosa che può essere utile e sensata può essere, ma questo è consiglio personale, insomma, ma anche se in genere i software così fanno, è che per progettare sistemi un pochino più complessi come possono essere gli EVAC,
far fronte ai CLA, cioè avere un software che permetta la lettura e comunque l'implementazione eventualmente dei file CLF, ovvero le direttività fornite direttamente dal produttore degli altoparlanti, in modo da non mettere semplicemente una sorgente omnidirezionale quando poi omnidirezionale non è, perché si rischia poi di valutare cose non effettivamente correttissime. Tutto qui. Grazie Fabio, vedo che le Grazie a voi, domande. grazie per la domanda. Grazie Fabio. Io direi che c'è tempo almeno per un'altra domanda, poi non vorrei. Che mi sembra data ad Andrea Cerniglia. Raffaele Mariconte chiede che differenze avete riscontrato nell'applicazione della IEC 60268 versione 2011-2020. Andrea, vuoi rispondere tu a questa domanda, ammesso che ci siano grandi differenze tra le due versioni? Ma allora, per rispondere in maniera puntuale a questa domanda, forse avrebbe senso fare la medesima prova secondo le due norme, andare a confrontare, cosa che io onestamente non ho fatto, quindi non sono in grado di rispondere in maniera esauriente a questa domanda. Vedo che ci sono appunto altre domande, stranamente stanno arrivando tutte alla fine. Io direi che siccome abbiamo abbondantemente sforato i tempi, direi che le domande a cui non abbiamo dato risposta verrà risposta nei prossimi giorni per iscritto. E tra l'altro i due relatori saranno entrambi al congresso AIA che si terrà a Ferrara dal 7 al 9 di giugno, quindi se volete incontrarli personalmente lo potete fare. Vi ricordo appunto che il 7 giugno, come evento satellite, ci sarà un corso di aggiornamento di 4 ore sul tema di oggi, e il 9 giugno, nel pomeriggio, l'altro evento satellite riguarderà invece l'acustica in edilizia e in particolar modo i CAM. Per cui mi scuso se non riusciamo a dare risposta a tutte le domande che stanno continuando ad arrivare. È veramente un dispiacere per me dover chiudere qui, però appunto alle domande verrà data risposta senz'altro per iscritto nei prossimi giorni. Io ancora ringrazio chi ha partecipato a questo, credo di poter dire interessante, anzi sono sicuro di poter dire interessante webinar. Ringrazio veramente relatori e ovviamente ringrazio AIA per l'organizzazione di questo webinar e vi saluto. Arrivederci a Ferrara. Grazie, grazie Andrea, un ringraziamento a tutti e tutte, grazie. Arrivederci. Di nuovo saluti e arrivederci.